abito a Scordavilla, vivo in un container, dopo non c'è una possibilità di poter il bambino crescere e ci diamo una casa per questo motivo qua, perché il bambino è imbesabile, c'è una malattia. Anello sta per compiere 11 anni, ha un sorriso di una dolcezza disarmante. Adora andare a scuola, non salta un giorno, ma non può andarci sulle sue gambe. Anello da qualche anno ha smesso di camminare, è muto dalla nascita, riesce ad emettere solo qualche suono, ma è lucido e capisce tutto. Anello non ha però una carrozzina che lo aiuti a spostarsi, che si sostituisca a quelle gambe così fragili, né una casa vera. Anello è un bambino di etnia rom e vive con i suoi fratellini, i suoi genitori, in un container nel campo di Scordovillo. Ecco perché i genitori chiedono un aiuto per uscire da quell'inferno di lamiere e rifiuti ed avere una casa in cui far vivere il loro piccolo. Chiedo una mano a poter nel rincontro a trovare una casa per il bambino. I genitori di Anello portano avanti la famiglia con 230 euro di indennità dati al bimbo e vivono in una situazione igienico-sanitaria allarmante. Ci sono scaravaggi, no, il mangiare non lo posso lasciare dove sti. Noi dobbiamo fare la spesa la mattina per mangiare tutta la sera. Tutto senza che il bimbo abbia una sedia a rotelle, con uno scuolabus non per disabili e l'ascensore della scuola non funzionante. Una scuola, la Don Milani, fiore all'occhiello per pedagogia ed integrazione, che più volte, ma senza risultati, ha segnalato l'anomalia. Tiziana Bagnato per la CNews 24.